Buonasera. Buonasera. Che galante. Ma che peccato aver fatto aspettare una signora. Fossi stato lì, mi sarei difeso con le unghie e coi denti. Vedo che comunque... Io, ecco, mi sono avvantaggiata per prendere coraggio, no? Sì? Ne ha bisogno? No, ne hai bisogno tu. Sì? Sì. Perché la tigre c'era e io la tigre la so domare. E dove sei tu? Io sono nato a Torino e poi mi sono spostato in Sardegna, a Porto Cervo, e faccio l'architetto là. Benvenuto. Buongiorno, caro. Esce un calice di bollicine? Sì, assolutamente. La cosa che mi seduce di più in una donna è la classe. Prego. Questo chiaramente lo vedi da tanti dettagli. Alla salute. Alla salute. Dalla pettinatura, da come ha i capelli, da come non solo il vestito che porta. E invece tu? Veramente. Dunque, io parto da lontano. Chiedo scusa per l'interruzione. Il vostro tavolo è pronto. Stavamo, vi faccio continuare. Sul seduto. Più bello. Grazie. Dove sta parte? E tu abiti? E noi siamo a Roma. Noi? Io e mio figlio, sì. Vivi con tuo figlio? Sì. E il padre di tuo figlio? Che... Il padre di mio figlio vive per conto suo, fortunatamente. Cioè, sì, esiste. Sì. Io sono stata innamorata, credo una volta sola, ma in modo molto forte. Era un uomo di scienza, poi, non era un... Ecco. Raccontava anche delle cose, però raccontava lui e tu stai lì. Dice, ma c'entrerò io qualcosa in tutto ciò? Un amore totalmente cerebrale che penso che sia uno dei, un vissuto fantastico, che è irripetibile, con una forza atomica. Lui era sulla greppia e non alzava la testa. L'ha alzata poche volte, poi, però per sponsorizzarsi, no? Per parlare di sé. E poi dopo questa emozione è sparita insieme a questa persona. Tutti sappiamo parlare di noi, no? Chiedere è più difficile, no? Sì. Ascoltare è ancora peggio. Quando non sai fare queste due cose. Come se fosse stato un ectoplasma intorno a noi che ci ha fasciato per un certo periodo e poi è sparito. Quelli sono personaggi che comunque hanno sempre qualche signora che gli si accosta. Dice. Poi se sono, diciamo, di bocca buona, diciamo così, va bene tutto. Cosa che non è per me. Una delle donne che ho amato di più è stata una donna che aveva una famiglia, aveva dei figli. E tutto questo, col passare del tempo, ha segnato la nostra storia. Io sono per l'alta selezione. Soprattutto adesso. Il motivo per cui non ho mai avuto un matrimonio è anche quello. Non mi credeva, non credeva nel mio amore. Come io giravo l'angolo pensava che andassi con qualcun'altra. E ovviamente io lavorando dovevo viaggiare, dovevo muovermi. Ho convissuto, sono stato bene, perché sono stato bene, ma la cosa bella era avere la porta aperta. Sì. Una donna per stare con me deve essere uno spirito libero. È un po' come il discorso del guinzaglio, no? Che si fa. Sì, sì, quando assolutamente. Tu deve essere una persona che capisce che io non posso essere sempre braccio a braccio con lei tutta la giornata, tutta la vita, tutti i momenti. Se lo lasci lungo, il guinzaglio, se una persona ti vuole veramente, rimane lì. Rimane lì. Se no, se va,